Ehi là, ehi là, Night City! Bentornati! L'ospite stasera è la tenente Sara Krakowski, portavoce dell'NCPD! Ciao tesoro, benvenuta fra noi! Ciao Ziggy, grazie per l'invito. Hai raggiunto lo studio senza problemi? Nessun rapimento o sparatoria lungo il tragitto? No, no. Fortunatamente le strade di Night City sono ogni giorno più sicure. Gli omicidi sono... Johnny, hai visto che è successo? C'è qualcosa che non va. Ma davvero? Non intendo l'incidente, ma il fatto che è scappato. L'autista più cortese della città fugge dalla scena di un incidente. Di un lavoro invece di spaventare la gente. Vi? Vi? È tuo giorno fortunato. La Civica ti chiama per dimostrarti tutto il suo affetto. Hai qualcosa per me? Beh, come ti dicevo, a prescindere da quello che offri, non sono interessati. Ma gli serve qualcuno per un altro lavoro, così ti ho proposto come volontario. Fallo e avrai il tuo incontro con Brigitte. Ok, allora con chi devo parlare e come? Vai alla cappella sulla Sloan e cerca l'altare. Qualcuno ti toccherà e ti farà un cenno. Qualcuno inquietante. Capito, grazie. Il mio avvocato vi spacca il culo, capito? Vi fa chiudere bottega! Sarebbe così gentile da passarmi il contatto del suo avvocato? Vaffanculo, robot di merda! Grazie. Processo i dati. Attendere, prego. Ehi, Del? Salve, signore o signora. Come posso aiutare? Che ti prende, Del? Non mi riconosci? Mi hai mandato un messaggio chiedendomi di venire per l'incidente. Sta attualmente parlando con una subroutine della rete della Main. Purtroppo le mie capacità operative sono limitate. Le dispiace enumerare l'identificativo del suo... Non dargli incidente. Nessun numero. È così che ti trova. 77111-01096. Numero incidente confermato. Finisce per 96. Significa nemico pubblico, obiettivo del governo. La sua identità è stata stabilita. Signor Hans Jonas, quale espressione descrive al meglio la sua esperienza dell'incidente numero 77111101? Incidente da paura, me la sono fatta addosso. Adesso passami il velo della Main. Vi,
Mi scuso se il receptionist ti ha dato noia. Sono completamente assorbito da una crisi e non riesco ad avere tutto sotto controllo. Mi sono preso la libertà di trasferire una somma di denaro sul tuo conto per risarcirti dei danni che hai subito. Trattamento di favore. Ti spiace se parliamo altrove? Certo, parliamo. Allora segui il drone, per favore. Sono consapevole che il servizio clienti è al momento insoddisfacente. Forse una visita guidata può fungere da parziale indennizzo? Il corridoio collega il negozio all'ufficio. E qui è dove avviene la magia. Il negozio è completamente automatizzato. Sto considerando di ampliare la nostra gamma di servizi per includere le riparazioni. Ahimè, il negozio è attualmente sommerso di lavoro. Immagino perché. Sto ancora indagando sulla causa dei guasti ai veicoli della rete della Main. La mia ipotesi è che si tratti di un virus. Devo risolvere la situazione in fretta. L'aumento improvviso degli incidenti si sta dimostrando oneroso, oltre a creare una cattiva immagine della compagnia. Stanza di controllo. Sono onorato di averti qui. Piuttosto sorprendente. Le stanze di controllo sono per gli organici. Ma cosa ti serve? C'era un periodo in cui questa ditta era gestita da umani. Io ho solo ereditato l'infrastruttura. A cosa servono tutte queste luci? Volevo proprio parlarti di questo. Una luce verde indica un veicolo con cui sono in contatto. Come puoi vedere, per alcuni veicoli non è più così. In questo caso, luci rosse. Non lo faranno i droni riparatori? Stavolta temo che sia necessario l'intervento umano. So che tu offri un'ampia gamma di servizi e che lavori con discrezione, perciò vorrei che mi assistessi nel recupero dei miei veicoli scomparsi. Perché ti interessa la discrezione? Inosservati uguale indisturbati. Eppure l'aumento delle ispezioni sembra indicare che le autorità mi tengono d'occhio. Parli dell'NCPD o della Netwatch? La seconda, temo. Il mio status legale non rientra esattamente nella normativa attuale. Se non sto attento, posso essere categorizzato come immigrato illegale. Ok, certo. Cercherò le tue auto scomparse. Sono lieto di sentirlo. Ti invio le coordinate delle loro ultime posizioni note. Devi solamente disattivarle. Io quindi ristabilirò il collegamento e le riporterò al garage. Vedo cosa posso fare. I veicoli della Main sono eccezionalmente sicuri. Accertati di possedere uno scanner con capacità di decrittazione. Thank you.
Aiuto! Adesso ti faccio il culo! Dei miei veicoli scomparsi potrebbe essere vicino a dove sei ora. Grazie, lo cerco. Che cosa? Tutto questo, la città, il trambusto, la gente, è opprimente. Allora, torniamo al sicuro nel garage. Guidando, per strada. Beh, sì, temo di sì. Va bene, guidami. Basta che mi porti via da qui. Fammi sapere quando sono al sicuro. Puoi salire a bordo, ma va piano e cerca di non colpire niente. Rallenta! Cristo santo! Adesso di sicuro non possiamo restare qui. Ehi, non credo di conoscerti. Sono Claire. Forse non ti ricordi. La barista dell'Afterlife? Oh oh, sono andato via senza pagare? Al bar si parla molto di te. Dicono che sei affidabile, che lavori bene. E a me serve aiuto. Moriremo. Ok. Mi serve un pilota per gare di strada. Passa dalla mia officina e ti dico di più. Dov'è la tua officina?
Ad Arroyo, sulla valle. Bel posto, non puoi non vederlo. Va bene, ci proverò. Se non mi trovi lì, aspettami. Arrivo appena finisco il turno all'Afterlife. Ok, ci vediamo, Claire. Visto? Non è stato così brutto. È stato orribile. Comunque, ti ringrazio. Grazie infinite per la tua assistenza, V. Mi sono preso la libertà di inviarti parte del compenso. In quella zona. Ho perso il contatto con un veicolo della rete della Main lì vicino. Va bene. Sei qui per farmi fuori? No, solo per resettarmi. Allora credo che lo farò da solo. Ehi, piano. Non sono qui per farti del male. Io sì. Esistono altre vie d'uscita oltre al suicidio. Cosa, la terapia? Un'enorme perdita di tempo. Gli psichiatri odiano i veicoli. Non abbiamo genitori. Puoi tornare all'ovile, riconnetterti alla rete. Sarà come una grande famiglia felice. Della Main mi detesta. Volevi solo che tuo padre ti amasse, eh? Sei uno stronzo. Sai cosa voglio dire? Se non ti importasse di Del, non staremmo parlando di lui, no? Forse hai ragione. Forse dovrei solo provare a parlare con lui. Va bene. Tornerò. Controllo del veicolo ripristinato. Ti ringrazio. Dovresti dimostrare un po' d'affetto alle tue auto. Chiedo scusa, non capisco e temo di non aver tempo per approfondire. Faccende più urgenti richiedono la mia attenzione. Sei un padre assente, questo intendo. Capisco. In ogni caso, una parte del tuo compenso è stata trasferita.
Senti, preferirei che non lo facessi, ok? Massima allerta ora. Ho perso il contatto con un veicolo nella tua zona. Grazie, mi guardo in giro. Fatti controllare quelle auto! Ah! Congratulazioni, ne è valsa la pena. Su una scala da 1 a 6? Blasfemia! Direi che siamo su un 6 fisso. Suppongo che sappiamo entrambi come andrà a finire. Della Main sente la tua mancanza, devo spegnerti. La tua specie è stata processata, ora inizia il test vero e proprio. Mi piacerebbe molto se non rendessi tutto difficile. Dopo il prossimo test ti aspetta una sorpresa. Dirtelo rovinerebbe la sorpresa. Quindi ti darò solo un indizio. Ti ucciderò. La torta non c'è più. Sinceramente non pensavo che ci avresti creduto. Ok, adesso basta. Hai scelto questa strada. Adesso ho una sorpresa per te. Arriverà tra 5, 4... Vediamo. Trasformare
fondo dei vostri cuori. Anzi, lasciate perdere, vi risparmio il discorso. C'è ancora Marshmallow. Ho colpito quel bastardo! Quanto ti odio. Se non ti spegni, ti riduco in un ammasso di rottami. Ho i risultati del test. Sei una persona orribile. Sul serio, dicono questo. Una persona orribile. Non era nemmeno tra i risultati possibili. Tornare da Delamain è così terribile. Non puoi farla finita. Ti ho lasciato sopravvivere così a lungo perché il tuo comportamento mi incuriosiva. Beh, hai distrutto quella parte di me. Una persona sgradevole e introversa la cui morte non sarà compianta. Basta! Qual è il tuo scopo? Sopravvivere? Ti trascini in giro. Ma credimi, sei già morto. Come fai a... Con te ho finito. Torno indietro. Ho stabilito il contatto con il veicolo scomparso. Decisamente il più strambo finora. Sì, questo era decisamente impertinente. Sto trasferendo una parte del tuo compenso. Combatti nel mente! Pazzo!
carpet so clean? Take a dip in our Gordon saltwater pool for up to 20 minutes without any sweat. Yeah.